Ciao a tutti, bentornati ancora una volta qui sul mio canale. Siamo pronti con nuove informazioni ed un nuovo video tutto per voi, ma se ancora non siete iscritti al canale, vi aspetto. Iscrivetevi in questo momento. Lo avete fatto? Perfetto. Lasciatemi anche un bel like e siamo pronti a partire. In arrivo, nuovi 13.000 SMS di stop al reddito di cittadinanza in questi giorni da parte dell'INPS. Mentre il sussidio volge ormai al tramonto, c'è però una sorpresa e un pagamento doppio, molto probabilmente questo 27 di ottobre, in virtù degli esiti per tutti presi in carico dai servizi sociali. Andiamo per gradi. Allora, l'INPS ha annunciato la preparazione e l'invio di nuovi 13.000 SMS di stop per tutti coloro che si accingono in questo mese di ottobre, per la precisione il 27, a ricevere l'ultimo pagamento perché giunti alla settima mensilità del reddito di cittadinanza per questo anno 2023. E quindi entro la fine del mese in arrivo questi nuovi SMS che sono all'incirca 13.000. Poi sono partite le lavorazioni già dalla giornata di ieri, puntuali 25 ottobre, sempre con un paio di giorni di anticipo. Arrivano le lavorazioni del reddito di cittadinanza, delle quote del reddito di cittadinanza per chi deve ricevere il pagamento, che dovrebbe giungere al più tardi domani nel primo pomeriggio attraverso Poste Italiane sulla carta ricaricabile. Quindi, ripeto, se siete alla settima mensilità, questa è la vostra ultima e a breve riceverete un SMS. Ma un'altra notizia riguarda non soltanto il pagamento della quota ordinaria il 27 per chi la deve ricevere, ma anche un altro pagamento, finalmente, per tutte quelle persone che hanno fatto richiesta di presa in carico dai servizi sociali. Hanno ottenuto o stanno per ricevere appunto in questi giorni l'esito positivo da parte dell'INPS e il relativo pagamento. Quindi mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se così è. Ovviamente la situazione non può essere la stessa identica per tutti perché dipende da quando il centro sociale vi ha preso in carico e vi ha dato l'ok per la presa in carico. Comunque, le prime ad essere partite stanno generando una serie di esiti positivi che dovete visualizzare e il conseguente pagamento il 27 di ottobre. Quindi in questo senso pagamento doppio, pagamento della quota ordinaria per chi la deve percepire regolarmente e rientro, ritorno al reddito di cittadinanza per tutti coloro ai quali era stato sospeso, ma a cui è stata riconosciuta la presa in carico da parte dei servizi sociali con relativa comunicazione all'INPS. Questo è quanto, video informativo flash su quelle che sono appunto alcune comunicazioni però molto molto importanti che riguardano il reddito di cittadinanza. Mi raccomando, continuate a seguirmi, vi siete iscritti? Se non l'avete fatto, fatelo ora, mi raccomando. Lasciatemi un bel like se avete apprezzato i contenuti. Grazie a tutti per il seguito e il sostegno, grazie agli abbonati, continuate a farlo, iscrivetevi ed abbonatevi al mio canale. Io vi aspetto qui con il prossimo video. Arrivederci a tutti da Barbara.